Mancavano 30 secondi per finire la renderizzazione del video. Quando leggo questi messaggi. Che poi non si dica che Andre Link non tiene gli iscritti, eh. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andre Link Antonio su Pokémon Ultra Sole. Prima di cominciare, so già che si andrà a fare la lotta contro Max. Ad ogni modo, la cosa diversa da quella che ci sarà da Ivan è che Max ha Groudon, ma Groudon mi è più facile contrastarlo perché comunque sia ho i counter del tipo terra, quindi è molto molto più semplice. Ad ogni modo abbiamo qua, chi è questo? Un Team Rocket rosso, blu e giallo, preparati ad essere abbagliato dalla forza dell'arcobaleno. Veramente il Team Rocket, se avete fatto caso, il Team Rainbow Rocket ha 4 colori e non 7, sono rosso, giallo, verde e blu. Praticamente i giochi di prima gen. Proprio Nintendo, proprio... Ah, Nintendo, la Game Freak te le mette lì proprio senza dirti nulla. In realtà è molto facile accorgersene ed era anche quasi palese la cosa che tu mettessi dei riferimenti di tale genere negli ultimi giochi per Nintendo DS. O meglio, per console portatile più che per... una console della famiglia DS. Ad ogni modo voglio provare il potere Z. Questo qui è solo un Pokémon. Proviamo buco nero del non ritorno. Dovrei averla già vista una volta, mi sembra, una mossa del genere, ma non ne sono sicuro, quindi vediamo un po' com'è. Ah sì sì, l'ho vista. Però ragazzi, è bellissima. È troppo bella come graficamente. Ora vedi tutto. Cosa vedi? Che sei un deficiente? Credi di essere così bravo da ricordare la sequenza di colori a memoria? Beh, se ne sei tanto sicuro, perché non premi il pulsante al centro? Ok. Giallo, giallo, verde. Blu. Ok. Giallo. Giallo. Verde. E blu. Ah, così semplice. Un pochino più difficile, no? La via è già libera. Ah, forse ce ne saranno altre e saranno più difficili. E vai! Che bello, sono molto contento ora. Ma perché non mi sto zitto mai? E va bene, allora affrontiamo anche queste altre allenatori. Sono solo un recluta, non fare caso a me. Pensa ad attivare la pedana del teletrasporto. Sì, così una volta che l'ho attivato lui mi vuole combattere a tutti i costi. Verde, giallo, rosso, verde. Blu. Blu. Verde. Giallo. Rosso. Verde. Blu. E blu mi pare che era due volte. Sì! Ti ho fregato, recluta dei miei stivali. Cura total, ok. Ma se ora ripassassi qui sopra, nulla, bene. Complimenti, sei riuscito ad attivare la pedana. Ce ne sarà sicuramente un altro ancora un pochino più difficile. E sarà sicuramente l'ultimo. E questi due sicuramente mi distrarranno. Ok, vediamo. Rosso, blu, giallo, blu. Rosso, blu, giallo, blu, verde, giallo, rosso. Verde. Rosso. Blu. Giallo. Vabbè però. Se mi ricordo bene era poi verde. Cosa? Come? Come sarebbe Dio sbagliato? Tu non parli. Allora, era rosso, blu, giallo, blu, verde, giallo, rosso, mi pare poi, rosso me lo ricordavo,
verde e giallo. Ah no, aspetta, è finito. No, non lo so, mi è venuto così, giallo da dirlo. Ok, ora io prenderei questa strada. Oh, è quella del boss. Allora aspetta. Allora facciamo un attimino un passo indietro. Vediamo cosa c'è di qua. Non mi dire che mi porta all'uscita. Non lo fare. Tu non lo farebbi, vero? No, mi porta da una recluta con una poca... È un Electrode. Mannaggia gli Electrode selvatici. E chi ho davanti? Un Pokémon volante. Ti esplode, ma... All'Akbar proprio. Wow, pezzente! E poi esplosione, neanche autodistruzione. Attenzione, eh. Debolino. Ecco, questo è attacco X ora. Bene, ora qui c'è da fare a botte. E io devo vincere. Sei riuscito a superare i pannelli colorati? Non male, ma ti fermerò io, l'ho promesso a capo. Guarda, non potevo chiedere di meglio una volta tanto. Oh, dai. Meno male, meno male. Cioè, poi lui è più veloce che mi fa dispetto, senza aver usato nulla, ma dai. L'altro non ha più energie, grazie al cavolo. Ci mancava pure che mi batteva, no? Sì, batti i piedi per terra. Vedo che è una bella squadra, l'ingegno non ti manca, fatti avanti, ti metterò alla prova. Beh, anche Hypro non è che sia chissà di quale difficoltà batterlo. Notte spersa, a meno che lui non fa un... Ah, niente, perfetto, sono più veloce. Beh, Hypro non brilla certo per la velocità, infatti guarda che ha fatto un'onda. Ovviamente non ha solo Groudon, ma anche altri Pokémon. Non so di che natura. Probabilmente terra-fuoco, come al suo solito. Guarda, guarda, temevo che Bicia fosse tornata ad annoiarmi con un altro dei suoi pomposi discorsi e invece... Sei stato tu a combinare tutto questo trambusto e mocciasetta? Io sono Max, il capo del Team Magma. Per tutta la mia vita ho avuto un solo obiettivo e quando finalmente sono riuscito a realizzarlo, la terra sotto i miei piedi si è aperta e mi ha inghiottito. Quando mi sono risvegliato mi sono ritrovato in questo luogo. Devo dire che nonostante tutto la mia permanenza si sta rivelando molto piacevole. Più lo conosco questo mondo e più lo apprezzo. Ovviamente non intendo rimanere qui per sempre, ma prima di andarmene ho deciso di realizzare i miei ideali anche in questo mondo. Grazie al potere di Groudon, il Pokémon continente potrò controllare il magma e far evaporare tutti gli oceani. Immagino un mondo di sola terraferma, con tutto quel nuovo spazio in cui vivere, non ci sarebbero più guerre territoriali. Sarebbe un mondo ideale, in cui persone e Pokémon potrebbero finalmente vivere in pace. E così anche tu hai intenzione di mettermi i bastoni fra le ruote? Sei uguale a quelli del Team Hydro, che tra l'altro ho già sconfitto. Nessuno potrà intromettersi nei miei piani, tantomeno chi è ancora in fasce. Io, Max, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri! Sì, però è un po' bruttino, eh. Ok, Mightyena, mi riduce l'attacco, che bello. Andiamo con una semplice breccia per iniziare. Non basta breccia. Dato l'attacco è diventato zuffa, allora. Devo farlo fuori. Non posso permettermi... Tentenna, mannaggia! Genodenti, guarda, manca solo Fulmindenti e la facciamo completa. Però intanto Mightyena se n'è andato. Vediamo chi manda ora, dai. Crobat! Crobat, cambio Pokémon, sì, cambio. Accidenti. Non vorrei andare con il potere Z già adesso, però per evitare di mistare dovrei. Ma no. No, non mi lascerò guidare dalla bramosia di vittoria, anche se voglio vincere a tutti i costi. Quindi pietrataglio, vedi di prendertela tutta quanta tranquillamente proprio. Ecco, bravo. Mi fai questo favore, io ti amo proprio. Grazie.
E Sly la 62. Sarà Camerapt. Camerapt. Liopop. Per Camerapt penso basterà un canto effimero. E nel caso, nel caso, vado con un altro canto effimero. Vabbè, sì, vabbè, 4 volte il danno gli faccio, terra e fuoco. Insomma. Bene, ora, per Groudon userò Liopop come counter. Gli faccio un canto effimero, una sinfonia del mare, non un canto effimero. Con sinfonia del mare almeno dovrei mandarlo KO con un attacco solo, perché poi è la mossa Z speciale di Liopop, di Primarina. Quindi è ancora più potente. E andiamo con Lanciafiamme. In Pokémon Prisma, che prima o poi tornerò a caricare sul canale, Weezing è un Pokémon di tipo gas. E gli attacchi fuoco e fulmine hanno super efficaci, sono super efficaci. È bellissimo quella meccanica, mi piace un sacco, mi piace. L'unico problema è che con tutti quanti i giochi che escono, anche Dragon Ball che sta per uscire, e c'ho sempre tantissimi altri video da caricare, quindi insomma i video di Pokémon rimangono un pochino indietro, nonostante io voglia caricare principalmente quelli. Però comunque sia, sto caricando un po' di tutto per variare anche i contenuti sul canale e attrarre un pochino di utenza maggiore. Ecco, questi qua mo iniziano a spammarmi ricarica totale ogni 3x2. Ora Weezing, se è furbo non fa mal comune. Ah, perché attacca dopo? Che mossa ha usato? Fulmine. E quindi? Cioè, ma il comune attaccava prima? Boh, vabbè, non lo so. No, fermi, fermi. Ehi. Mando Slyla. Vorrei rivitalizzare Ramona, però. Vediamo, non dovrebbe. A parte, può fare solo fulmine? Non dovrebbe avere chissà quale mosse particolari. Ma il comune, vabbè. Prossimo attacco lo finisco, dai. Andiamo con Pietra Taglio, non deludermi. Grande. Perfetto. Ha pure brutto colpo. Ma non penso che fosse sufficiente brutto colpo. Bastava la mossa normale. Senza fare brutti colpi o quant'altro. Mandiamo lì proprio contro Groudon. Come ho detto, canto Sinfonia del Mare e via. Bello Groudon. Ecco, siccità potrebbe creare dei problemi. Io spero di no. Vai. Ecco. Sono al raggio già a carico. Ecco. Un altro solar raggio mi fa secco. Mandiamo pizza per prendere i danni, dai. Beh, oddio. Solar raggio contro Coleottero. Ah no, terremoto addirittura. Beh, allora vado con Eterelama. Ah, non sono più veloce. Beh, grazie. Questa notizia mi rassicura molto. Beh, Ramona sarà sicuramente più veloce di Groudon. No, non dirmi che non lo sono. Ho quasi 200 di velocità su Ramona. Dovrei farcela? Yeah! Ho detto, questa lotta sarebbe stata molto più semplice di quella contro Ivan. Perché ho il counter di Groudon, dai. Bene, sei un osso duro, persino per me. Eh sì, l'età. Riesco a controllare addirittura la terra e non riesco a dare una lezione a un mocciosetto qualunque. Da dove ti viene questa abilità con i Pokémon? Deve esserci un motivo per cui ho perso. È questo che vuoi dire? Pensavi che non lo sapessi? Dopotutto io non appartengo a questo mondo. Se vuoi davvero arrivare in fondo al castello del Team Rocket dovrai esaminare due quadri, uno rosso e uno blu. Non lascerò che una sconfitta distrugga le mie ambizioni. Io sogno un mondo composto solo da terraferma in cui persone e Pokémon possano vivere in armonia.
E quel sogno si realizzerà, vedrai. Le nostre strade si dividono qui. Bene, il quadro blu l'ho esaminato nello scorso episodio, quello di ieri. Mentre... Oh yeah! Guardalo lì. Oh, bene. Ora ci sono altri due team da affrontare. Ecco, Guzman ora li tiene a bada. Non ci preoccupiamo. Ah, di qua sta... Vabbè, sì, certo. Una a destra e una a sinistra, è ovvio. Perfetto. Quindi quelli del team Magma sono... In teoria comunisti dal mio punto di vista, ma dal suo fascisti. Non lo so, decidetevi. Ehi, allora, hai trovato la direttrice? Ma quei due? Ah, reclute, dov'è la direttrice? Sputate il Politoed! Non te lo diremo mai. E anche se te lo dicessimo non riusciresti mai ad arrivarci. Metti giù quelle manacce. Esatto, non riuscire mai a raggiungere la direttrice, sarà al di là dello specchio, ma aprirla è complicatissimo. Dovresti andare al primo piano, trovare la apriporta e premere il pulsante. Non ce la farei mai. Aia, non respiro. Mai viste due reclute così tonte. Oh, sei ancora qui? Se non ti sbrighi rischi di perdere per sempre quello che stai cercando, ragazzino. Per sempre. E voi chi diamine siete, tra l'altro? Guarda un po' chi si rivede, Ivan lo sbruffone. Sbruffone io, senti chi parla. Con che coraggio ti fai rivedere dopo la tua sconfitta? Sconfitta? Di cosa stai blaterando? Non esiste un mondo in cui ti sia in grado di battere me. Ah no, perché non risolviamo la questione una volta per tutte con una bella lotta? E sia, il vincitore potrà fare di allora ciò che desidera. D'accordo. Ehi, un momento, mica potete fare quello che vi pare, fermi lì! Cosa sta succedendo? Ma dove sono spariti quei due? Non ci capisco più niente. Ci penso io a sbriciolare questi qua. Tu vai a primo piano, forza! Ovviamente primo piano è questo qua o quello di là. Ad ogni modo, Cucci, vado a curarmi da Lilia perché se no non si va avanti, come sempre. È ovvio. Io quindi vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Destra o sinistra? Quale scelgo, sinistra o destra? Ah. Va bene, ho deciso.